L'anno scorso si sono celebrati e variamente ricordati due anniversari molto importanti per la poesia moderna. Nel 1819 Leopardi scrisse L'infinito. Nel 1919 Ungaretti pubblicò L'allegria dei naufragi. Il secolo che corre fra queste due date è il secolo che ha distrutto la forma classica. Cominciò Leopardi a destrutturare il sonetto con L'infinito, appunto. E poi, da lì in poi, insomma, qualsiasi poeta italiano o straniero ha dato il suo piccolo grande contributo al progressivo abbandono di quelle che erano state per secoli le forme classiche della poesia. Non soltanto per le tipologie, no? Il sonetto, il madrigale, la canzone petrarchesca, ma proprio per il concetto di una ripetibilità della forma, no? Per cui se cominci con un endecasillabo devi proseguire con endecasillabi. Non è ammessa, non era ammessa la dissonanza, la poliritmia o la aritmia. Lentamente, perfino Manzoni, con i suoi versi sdruccioli del 5 maggio, Carducci con l'invenzione di altre forme metriche, Pascoli con le sue mescolanze di ottonari e novenari, e poi su, fino ai primi poeti del Novecento, fino appunto all'esplosione di quello che dopo Ungaretti, dopo l'allegria dei naufragi, si è detto verso libero, per cui non ci sono più regole. Non ci sono rime, non necessariamente, perlomeno, non ci sono accordi ritmici. La sostanza di ciò che un poeta vuol dire crea la sua forma. E non è più il contrario. Per cui per secoli il più bravo a inserire una linea di pensiero dentro i regolarissimi 14 versi del sonetto era il più bravo poeta. Era la forma chiusa e regolare che spesso determinava la sostanza, il contenuto del messaggio. Da Ungaretti in poi, dai primi decenni del Novecento in poi, è vero assolutamente il contrario. La forma è libera. Uno può fare strofe di diversa lunghezza, versi di diversa lunghezza. Non ha uno schema a cui riferirsi, se non lo schema anche musicale, perché no, anche suonante o dissonante, che lui ha in testa e che gli sembra in quel momento il migliore vestito per il corpo che ha mente. È stata, fu ed è, quindi
è stata una rivoluzione di portata incommensurabile, dalla quale non si potrà mai più tornare indietro, non avrebbe senso. Già durante il Novecento, chi ha scritto sonetti come Saba o Caproni, o era, diciamo, anagraficamente e territorialmente legato a zone diverse, zone altre, oppure ha riproposto il sonetto come Caproni in maniera personale, abolendo gli stacchi fra le strofe, concentrando tutto sull'arrangiamento, ecco. Però ecco, oggi, chi si mettesse lì a scrivere sonetti, non dico sarebbe ridicolo, ma sarebbe una evidente parodia, un evidente esercizio di stile. Più nessuno lo fa, anche se esistono concorsi per poesia in metrica, ma insomma è un esercizio ormai desueto. I poeti nel Novecento, i grandi poeti nel Novecento, hanno seguito giustamente tutte altre strade. Insomma, dopo Stravinsky non si può tornare a Mozart. Dopo la disarticolazione dell'armonia, tornare a Mozart è praticamente mentalmente impossibile. Allora, questa rivoluzione di portata incommensurabile ha avuto due effetti. Uno, a mio parere, negativo, e uno invece, nemmeno a mio parere, io credo oggettivamente positivo. Qual è l'aspetto negativo? È che il verso libero è un terreno scivoloso. Non bisogna sapere la metrica, non bisogna cercare le rime, non bisogna cercare i ritmi. Praticamente, se si prendono certe poesie dell'Allegria di Ungaretti, sono parole messe in fila, no? Parole messe in colonna. E questo, diciamo, ha liberato la intenzionalità poetica, l'ha diffusa, l'ha quasi resa universale. Per cui se la poesia non ha regole, io basta che prenda un bel pensiero, un poetico pensiero, e non riempia il rigo della pagina, e vada a capo. Io direi il più spesso possibile. E se uno prende una bella frase e dopo ogni parola va a capo e la mette su carta, chi è che non dice che è una poesia? Allora qual è l'aspetto negativo? Se fossi un economista parlerei di rischio di inflazione, no? Per cui se tutti siamo poeti, nessuno lo è. È il rischio del verso libero, dell'assoluta totale assenza di regole, è una banalizzazione. Una uniformità così diffusa che non sai più chi è poeta e chi è lettore di poesia. Questo è l'aspetto negativo. L'aspetto positivo invece è il modo con cui i poeti, quelli veri, a cominciare da Ungaretti stesso, dopo l'Allegria dei Naufragi, sono andati avanti. E
che tutto ciò che è stato pubblicato in poesia dopo l'Allegria dei naufragi di Ungaretti è scritto in versilibro. No. A cominciare dagli Ossi di Seppia di Metà, a cominciare da Come un'allegoria di Caproni, a cominciare dallo stesso sentimento del tempo di Ungaretti. Però nessuno di questi ha recuperato la forma classica. Allora che cosa è successo? Il poeta che nei secoli classici studiava l'armonia, nel Novecento ha studiato la disarmonia, ha creato dei ritmi diversi, ha aumentato le figure retoriche, le assonanze, le alliterazioni, di enjambement, le trasposizioni, le inversioni, ha coltivato tutto ciò che da sempre rende la poesia altro rispetto alla prosa. Ha recuperato anche le rime, pur non accedendo a uno schema fisso. Ecco qual è l'aspetto positivo di quella rivoluzione di cui parlavo. La poesia, abbandonando il contenitore dello schema metrico fisso, si è creata un suo linguaggio. Esiste, è esistito nel Novecento ed esiste adesso un linguaggio poetico, fatto di scavo della parola, di attenzione ai suoni, attenzione ai ritmi, attenzione a tutte le possibili modalità di espressione della poesia, che è enormemente aumentata rispetto a Fosco, da Petrarca a Fosco. Quando la gabbia si è rotta, questa libertà della sostanza di crearsi una sua forma, nel migliore dei casi, ovviamente nei migliori dei casi, ha prodotto veramente delle nuove forme, delle nuove sonorità, dei nuovi impasti linguistici, di cui per tutto il Novecento e tutt'oggi, secondo me, la poesia si nutre. E allora concludo dicendo che la poesia moderna è più difficile da leggere, da studiare, da assorbire della poesia classica, di quella che si studia a scuola. Però dà tantissima più soddisfazione il confronto con questi testi moderni e contemporanei, che sono veramente il frutto di uno studio appassionato e richiedono in chi li legge un altrettanto appassionato studio.